Benvenuti al quinto e penultimo webinar della Regione Marche. I webinar, come abbiamo detto nei precedenti incontri, intendono trasmettere i contenuti e i significati dei temi su cui la Regione intende attivare il confronto con il territorio. Sono dunque propedeutici al processo partecipativo con cui la comunità, nelle sue componenti economiche e sociali, è chiamata a partecipare alla costruzione della strategia regionale di sviluppo sostenibile. Come si diceva poco fa, i webinar hanno l'obiettivo di rendere noto il contenuto e i possibili ambiti di cui si compone ciascuna delle cinque scelte strategiche identificate dalla Regione Marche nella delibera 304 del 2020. Anche l'incontro di oggi sarà sviluppato secondo tre momenti principali. Un primo momento in cui saranno identificati i significati della tematica equità tra le persone, grazie all'intervento di un autorevole testimone, esperto della materia, che ci aiuterà ad affrontare in termini attuali e prospettici, i punti essenziali per lo sviluppo sostenibile collegato proprio al nostro tema. A seguire vedremo alcuni casi, ovvero delle best practice ed esperienze realizzate nel nostro paese, utili a riflettere su possibili modelli di intervento attraverso i quali cercare di ridurre le disuguaglianze e costruire l'inclusione sociale di tutte le fasce della popolazione, anche attivando processi di sviluppo e a carattere culturale. Nella fase conclusiva del webinar entreremo infine nel merito della scelta strategica regionale, andando a illustrare quelli che sono i possibili risultati attesi, ovvero quei macro obiettivi da raggiungere e gli ambiti di confronto con il territorio e quindi i temi chiave sui quali, attraverso il processo di concertazione territoriale con gli stakeholder, si andranno a costruire i contenuti della strategia regionale di sviluppo sostenibile della Regione Marche. Come anticipato poco fa, in particolare, nel webinar di oggi svilupperemo il tema dell'equità tra le persone. Nel tempo a disposizione ci concentreremo sul concetto di sostenibilità sociale, che possiamo definire come il diritto di vivere in un contesto che valorizzi le potenzialità di ogni individuo e la possibilità per i cittadini di essere parte attiva nei processi decisionali, potendo disporre di una formazione adeguata e continua, potendo sostenere azioni utili alla valorizzazione delle proprie identità inclusive e dei diritti delle comunità locali, senza forma alcuna di discriminazione e con l'obiettivo ultimo di garantire vita dignitosa e prosperità a tutti i cittadini. Per raggiungerla è necessario porre le basi per la creazione di un modello economico che promuova il pieno sviluppo del potenziale umano e un più efficiente e responsabile uso delle risorse, dando adeguato valore al capitale naturale nei processi economici, nella promozione di città e società sostenibili, pacifiche e inclusive. Un modello quindi che sia in grado da un lato di comprendere i bisogni del territorio e che dall'altro possa sfruttare al meglio i valori e le potenzialità che lo stesso può offrire. È dalla contaminazione di linguaggi, punti di vista e modelli di intervento che si può davvero generare inclusività. In questa logica è solo dando a tutti le stesse possibilità di crescita, inserimento e inclusione sociale che possiamo davvero essere in grado di costruire una strategia che valorizzi le specificità di un territorio, di un'area interna, di una città, di un quartiere, di uno specifico target o singola persona e impresa. È solo comprendendo e valorizzando le imprescindibili connessioni che questi soggetti possono avere con gli altri attori di quella rete di cui la Regione deve per forza essere coordinatrice, attivatrice e nodo principale, che il modello di intervento e la strategia possono diventare efficaci. Una strategia che promuova l'inclusività e di conseguenza la sostenibilità sociale deve per forza svilupparsi attorno al concetto di integrazione. Integrazione intesa come capacità di connettere tutte le dimensioni di cui è composta la rete e il territorio da cui appartiene. Integrazione intesa come capacità di agire e intervenire da parte del servizio pubblico in modo sinergico e sintonico. Integrazione intesa come capacità di dare a tutti il diritto e gli strumenti per diventare protagonisti della propria crescita e di conseguenza della crescita del territorio di appartenenza. Per comprendere meglio i significati e le tematiche chiave che queste riflessioni possono suscitare, ascoltiamo adesso il contributo del professor Maurizio Bergamaschi, docente di sociologia urbana presso l'Università di Bologna, che ci aiuterà a comprendere il concetto di sostenibilità sociale e le principali criticità legate ad esso, e ci aiuterà a mettere a fuoco, rispondendo ad alcune nostre domande, i concetti di cittadinanza globale, gli ostacoli e le barriere che si presentano in questo percorso, le differenze principali tra aree rurali e contesti urbani. La parola dunque adesso al professor Bergamaschi.
sempre più frequentemente si è imposto nel dibattito pubblico, nonché in quello politico, questo sintagma che rimanda all'idea di città globale. Ma per comprendere, forse è opportuno decostruire questo sintagma, cittadinanza globale, ovvero analizzare il primo termine e il secondo termine. Se con il primo termine, cittadinanza, noi rimandiamo ad un dispositivo che riconosce diritti alle persone, con il secondo termine globale, invece, pensiamo ad un insieme di diritti che si muovono e che rimandano a un insieme di ambiti della vita quotidiana degli individui. Quindi non parliamo esclusivamente di cittadinanza politica, non parliamo esclusivamente di cittadinanza civile, non parliamo esclusivamente di cittadinanza sociale, ma rimandiamo ad una idea di cittadinanza che investe tutte le sfere del vivere quotidiano delle persone. Quindi sicuramente un passaggio in avanti rispetto alla idea di cittadinanza che si era costituita e in qualche modo imposta nel XX secolo. Ecco, le leve sulle quali può oggi agire questa cittadinanza globale sono plurali. Da un lato, evidentemente, un piano politico, un piano normativo che riconosca, ecco, questo insieme di diritti, ma questo non può non essere accompagnato da un'azione sul piano culturale che riconosca, diciamo, la legittimità oggi di una cittadinanza appunto globale. Il piano politico è evidentemente, il piano normativo è evidentemente imprescindibile in quanto ne costituisce la base, ma al contempo questo deve essere accompagnato da un processo culturale che riesca a parlare all'insieme della popolazione e che riesca a riconoscere questo piano della cittadinanza globale come un piano legittimo, necessario per affrontare le sfide che le diverse società globali, nonché locali, si trovano ad affrontare. Evidentemente questa idea di cittadinanza globale deve essere accompagnata da azioni mirate atte a promuovere determinati comportamenti. Qui evidentemente le azioni possono essere numerose. Una che mi sembra essere in qualche modo trasversale ai diversi piani del vivere quotidiano delle persone è rappresentato da quello che potremmo definire oggi abbassamento delle soglie all'accesso ai diversi servizi, servizi sociali, ma anche servizi culturali, servizi educativi, servizi abitativi e quant'altro. Sempre più frequentemente noi oggi ci confrontiamo con situazioni di vita che pur sulla carta, vedendosi riconosciuto il diritto ad una determinata prestazione, ad un determinato servizio, quella prestazione non viene fruita, non gli viene riconosciuta, in quanto vi sono delle soglie all'accesso, delle barriere, a volte normative, a volte di natura sociale, che tengono fuori le persone da questo tipo di diritti, di prestazioni, di servizi. E quindi oggi io credo che sia sempre più necessario un'azione che vada a riconoscere la piena legittimità di queste prestazioni anche a coloro che oggi, per diverse ragioni, per diverse ragioni non possono, non sono in grado di
di fruirle. E questo è un dato, come dire, sicuramente allarmante, nel senso che, ad esempio, noi oggi abbiamo persone che vivono al di sotto, ad esempio, della soglia della povertà, ma che, ripeto, per ragioni diverse non si vedono riconosciuto un diritto, proprio perché sebbene presente sul piano, sulla carta, sul piano normativo, poi vi sono delle barriere, delle soglie elevate di accesso che di fatto negano questa possibilità. Quindi io credo che questo tema dell'abbassamento delle soglie di accesso ai servizi, alle prestazioni, ai diritti più in generale, sia una di quelle azioni che oggi andrebbe privilegiate per assicurare una piena cittadinanza, una cittadinanza globale, come in qualche modo veniva richiamato in precedenza. Gli ostacoli, le discriminazioni che oggi si avvertono si danno tanto negli ambienti urbani quanto in quelli rurali o, se vogliamo, nelle aree interne. Per rimanere sugli ambienti urbani, noi oggi assistiamo a dei processi di polarizzazione all'interno della città, a dei processi di marginalizzazione, di periferizzazione di settori della popolazione. Più in generale vediamo che vi sono parti, pezzi di città che sono in qualche modo abbandonate, cioè in cui un insieme di servizi non sono assicurati. E per fruirne per la popolazione è necessario spostarsi, muoversi verso in particolare poi le zone più centrali, maggiormente dotate di servizi. La situazione che abbiamo vissuto nei mesi passati, l'emergenza sanitaria, ha in qualche modo reso in modo evidente questa situazione, cioè quartieri in cui non era possibile assicurarsi quegli elementi essenziali legati alla sopravvivenza. Da qui si è imposta questa idea che ha trovato diversi riscontri da Milano con il sindaco Sala a Parigi con la sindaca Hidalgo, ovvero la città dei 15 minuti, cioè una città dove per ogni persona è possibile in 15 minuti appunto raggiungere tutti i servizi essenziali per assicurarsi la sopravvivenza, per assicurarsi la riproduzione. Quindi una sorta di ripensamento profondo delle città, non più in termini polarizzati, ovvero luoghi in cui i servizi sono tutti concentrati, i servizi, le prestazioni, le occasioni di vita sono tutte concentrate in un luogo, mentre altri pezzi di città sono completamente abbandonati a se stessi. La possibilità di raggiungere in pochi minuti e quindi senza la necessità di mezzi, senza la necessità di grandi spostamenti, assicurarsi la fruizione di quei servizi essenziali che alle persone assicurano la sopravvivenza. Quindi interventi sicuramente sul piano urbanistico che possono assicurare una qualità della vita superiore, una qualità della vita che permetta anche in situazioni critiche come quelle che abbiamo vissuto in questi mesi di assicurarsi. Negli anni più recenti abbiamo maturato una nuova consapevolezza, ovvero che il nostro paese non è attraversato esclusivamente da squilibri territoriali lungo la linea nord-sud, che è stata l'idea che in qualche modo ha dominato tutto il dibattito politico, nonché pubblico, scientifico,
almeno a partire dal secondo dopoguerra, ma anche prima in realtà la questione meridionale era già al centro della riflessione. Ecco, negli anni più recenti, negli anni a noi più prossimi, si è maturata la consapevolezza che a questo squilibrio evidentemente presente nord-sud del paese vi è anche uno squilibrio all'interno delle diverse regioni, indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Tutte le regioni vedono oggi al proprio interno aree centrali e aree cosiddette interne, aree prevalentemente di natura rurale. Ecco, intorno a queste aree rurali, queste aree interne, che sono state in qualche modo portate all'attenzione pubblica, soprattutto dagli eventi catastrofici che hanno in qualche modo investito il nostro paese negli ultimi anni, dal terremoto dell'Abruzzo al terremoto del Basso Lazio, al terremoto che ha investito la regione Marche. Ecco, questi eventi di natura catastrofica hanno portato l'attenzione pubblica su queste aree in gran parte dimenticate, aree che sempre più evidenziano la necessità di un intervento. Aree sulle quali si è anche riscoperta la loro funzione, le possibilità che queste aree hanno di sviluppo economico, ma anche sviluppo sociale. In particolare, ad esempio, in alcune di queste aree è stata riconosciuta la possibilità di uno sviluppo di attività turistiche nuove, quindi non diciamo il turismo di massa, ma un turismo in grado comunque di assicurare una rivitalizzazione di queste aree, sempre più evidentemente investite da processi di spopolamento, ma anche di venir meno di un insieme di servizi e possibilità per le popolazioni di residenti, una sorta di circolo vizioso che favorisce un progressivo, diciamo così, allontanamento e abbandono di queste aree. Proprio nei mesi che abbiamo alle spalle è nato un dibattito intorno alla rivitalizzazione di queste aree interne. In particolare la possibilità di lavorare a distanza, ad esempio, ci ha portato a riflettere anche sul trasferimento di una quota di popolazioni in aree che non siano altamente urbanizzate. Ecco, io credo che questo sicuramente è un dibattito interessante, è una strada che va in qualche modo battuta, ma dobbiamo avere la piena consapevolezza che il recupero di queste aree può essere assicurato solamente a determinate condizioni. Se in queste aree, ad esempio, non vi sono servizi, se in queste aree non vi è collegamento con i mezzi pubblici, se in queste aree non vi sono connessioni internet, se in queste aree non vi è un insieme di condizioni che rendono possibile, diciamo così, una loro vivibilità a 360 gradi, credo che questa idea, diciamo così, di far rivivere queste aree rurali rimanga in qualche modo sulla carta. Quindi ottimo il valore e il riconoscimento di queste aree interne, il dibattito che si è sviluppato, le diverse azioni che sono state poste all'attenzione del dibattito pubblico, ma non sempre si è focalizzata sufficientemente l'attenzione sulle condizioni che ne rendono effettivamente possibile lo sviluppo.
condizioni che, come dicevo, possono permettere a una quota, magari esigua ma non irrilevante, della popolazione di spostarsi dai centri urbani a zone più periferiche, ma non per questo impossibili da vivere. Io ritengo che ormai abbiamo abbandonato con il XX secolo l'idea di un modello unico di riferimento. Noi oggi abbiamo un insieme di esperienze diffuse nel territorio, nel paese, a cui possiamo guardare, a cui dovremmo guardare con interesse, ovvero quelle che vengono definite solitamente buone pratiche. Non oggi ancora, diciamo, messe a sistema, e quindi questo ne rende anche difficile, problematica la loro diffusione e anche nonché la conoscenza. Io penso ad esempio a esperienze di social mix all'interno di quartieri periferici, rompere cioè quell'isolamento che in tanti casi si è prodotto da zona a zona, quindi zone con elevate concentrazioni di popolazione povera rispetto ad altre zone con concentrazioni di popolazione benestante o molto benestante. Ecco, vi sono nel paese esperienze di social mix che in qualche modo hanno tentato di rompere, di andare oltre questa polarizzazione urbana. Ma penso anche a esperienze di accoglienza diffusa dei migranti che peraltro può favorire quello sviluppo di quelle aree interne di cui si parlava in precedenza, ovvero in aree dove la popolazione risulta essere sempre più anziana, in quelle aree dove un insieme di attività tradizionali vengono abbandonate, la popolazione migrante può rappresentare una risorsa per riattivare un insieme di queste attività che inevitabilmente con l'innalzamento dell'età media della popolazione andrebbero in qualche modo perse. Ma penso anche ad esperienze di intervento sociale in grado di intercettare coloro che, come dicevamo in precedenza, in relazione a quelle soglie di accesso elevate, non accedono ai servizi di welfare. Quindi un insieme di progetti, sempre locali, che sono stati in grado di intercettare queste quote di popolazioni invisibili, e che in qualche modo la pandemia che abbiamo conosciuto e conosciamo, che continuiamo a vivere anche in questi giorni, evidentemente ha portato alla luce. Quindi noi abbiamo diffuso nel paese un insieme di esperienze a cui guardare, a cui ispirarci, esperienze che potrebbero rappresentare utili esempi a cui guardare, evidentemente poi sempre adattandole ai contesti locali, perché difficilmente si può prendere una determinata pratica, un determinato intervento e spostarlo a mo' di pacco da un territorio all'altro. Ma sicuramente il nostro paese, io ritengo, abbia delle, diciamo così, esperienze a cui guardare con interesse. Penso ad esempio ancora ad esempio alla possibilità di avere case in affitto a costi estremamente contenuti in quelle che definiamo appunto aree interne. Anche questo è una possibilità
interessante che viene in alcune zone è stata assicurata, che da un lato risponde ad un problema evidente, ovvero un problema di disagio abitativo, un problema di difficoltà di accedere a una casa, bene essenziale evidentemente, a un costo adeguato al reddito di cui si può disporre. Ecco, diciamo, questo tipo di intervento da un lato risponde a un bisogno evidente, cioè un bisogno di casa a un costo sostenibile, dall'altro però assicura anche un ripopolamento di determinate zone. Ma tutto questo si dà se contestualmente queste aree sono oggetto di un intervento che ne assicuri la vivibilità, cioè quindi la presenza di servizi, la presenza di trasporto pubblico, la presenza di connessioni in senso lato. Ringraziamo ancora il professor Bergamaschi, grazie al quale siamo riusciti ad entrare nel merito degli aspetti che ci possono descrivere al meglio il percorso da intraprendere verso una società più equa. Adesso, al fine di stimolare il confronto che vedrà coinvolto il territorio marchigiano attraverso le diverse forme di rappresentanza locale, è utile illustrare alcune best practice già introdotte nel nostro paese, che possono far comprendere in che modo sia possibile dirigersi verso una società più inclusiva, mettendo in campo soluzioni che permettano di intraprendere questo percorso. Lo faremo attraverso tre esempi, tre esperienze che meglio possono, secondo noi, guidare e stimolare il dialogo e il confronto. Questi esempi sono il Borgo Sostenibile, il Borgo del Benessere e Gioconda Life. Il progetto che vi vogliamo raccontare come prima esperienza è il Borgo Sostenibile. Vede la realizzazione di un complesso residenziale a Figino, quartiere ad ovest della città di Milano, con l'obiettivo di valorizzare la dimensione sociale del quartiere e incentivare reti relazionali che in qualche modo favoriscano stili di vita attenti all'ambiente. Il quartiere di Figino si presenta come un piccolo centro che conserva ancora alcuni evidenti aspetti del suo passato, di antico borgo agricolo, e di cui mantiene visibili le caratteristiche. Anche nelle relazioni fra gli abitanti, ma il modesto peso demografico e l'isolamento fisico in qualche modo hanno penalizzato il quartiere in termini di dotazione di servizi. Figino non è un centro autonomo, ma nemmeno una parte integrata della città. Gli abitanti lamentano la mancanza di una serie di servizi di base come uno sportello bancario, un ufficio postale, un supermercato, una biblioteca o un adeguato presidio medico. L'assenza di questi servizi quindi contribuisce ad aumentare il grado di isolamento che gli abitanti percepiscono. Di contro, sembrano soddisfare la domanda locale i collegamenti con la città, garantiti dal trasporto pubblico, i servizi scolastici e la dotazione di aree verdi. Con il progetto sono stati realizzati nel 2015 un totale di 321 appartamenti, con cui si cerca di valorizzare la dimensione sociale di Borgo e gli stili di vita sostenibili attenti all'ambiente, mantenendo però un'offerta abitativa a costi contenuti, in locazione a canone calmierato o in locazione con patto di futura vendita. Questo progetto prevede anche un programma di affiancamento, di accompagnamento sociale che è stato avviato già in fase di selezione attraverso l'organizzazione di una serie di incontri volti a sostenere i futuri abitanti nella loro scelta e a costruire un primo nucleo di inquilini attivi attorno al quale far crescere la nuova comunità. Il Borgo Sostenibile di Figino quindi vede dunque la realizzazione di spazi di integrazione, di spazi integrativi dell'abitare al servizio degli abitanti, spazi quindi dove sviluppare, dove poter creare attività condivise che permettano di ampliare la dimensione domestica inclusiva ad una dimensione di maggiore condivisione con il vicinato. Sulla base di un'analisi preliminare condotta in riferimento ai bisogni di Figino, tenendo conto anche del contesto commerciale, in modo da poter ricomporre un adeguato mix di funzioni sul territorio, sono stati creati quattro sistemi di servizio, ovvero servizi composti da più funzioni collegate tra loro. Questi associano funzioni a scala urbana ad attività rivolte al vicinato o alla sola residenza, legate tra loro da una specifica utenza oppure da una tematica comune, con la caratteristica di rispondere
a un bisogno e ad offrire contemporaneamente alla comunità luoghi di incontro e di socializzazione. Il primo sistema servizio ha soprattutto una funzione integrativa all'abitare e consiste nella realizzazione di un locale polifunzionale che funga da luogo di incontro, di scambio e di svago, dedicato soprattutto a mamme e bambini, una sorta di living room. Poi abbiamo il secondo sistema servizio, è legato questo sistema alla valorizzazione della vocazione rurale di Figino, è una sorta di eco club ed è composto da un centro di informazione energetica e di monitoraggio del termovalorizzatore Silla 2, affiancato da un orto didattico e da un piccolo allevamento di animali da cortile, da dedicare ad attività scolastiche ed extrascolastiche legate alla presenza del bosco in città. Gli orti urbani esistenti sono un ulteriore fattore che favorisce la relazione di questi servizi con il borgo di Figino. Il terzo sistema invece si sviluppa attorno alla realizzazione di un centro servizi per il lavoro, una sorta di colavoro, co-working, in grado sia di offrire da un certo punto di vista un supporto alle realtà presenti sul territorio, sia di fungere da incubatore, da hub di piccole attività economiche ad alto valore aggiunto, promuovendo quindi lo sviluppo locale. La presenza del centro servizi è rafforzata dalla previsione, nel nuovo intervento, di alcuni alloggi di studio per giovani professionisti. Questo centro servizi potrà inoltre diventare un punto di riferimento per chi in Figino vuole accrescere la propria attività professionale o scambiare esperienze e competenze. Il quarto e ultimo sistema servizio è di carattere più sociosanitario, in logica di borgo assistito, e consiste nel creare un presidio medico orientato all'assistenza degli anziani residenti, concepito per supportare servizi di assistenza domiciliare modulabili, in modo da consentire agli anziani di continuare a vivere nella propria abitazione anche quando dovessero perdere parte della propria autonomia o manifestino bisogni sia di accompagnamento del vivere quotidiano sia di carattere sanitario. Questo presidio non è tuttavia riservato agli anziani, bensì aperto al vicinato, quindi in una sorta di integrazione, uno degli aspetti che più lamentano gli abitanti di Figino è la mancanza di un presidio medico. Per quanto concerne gli anziani, il servizio domiciliare includerebbe la cura quotidiana, la preparazione dei pasti, programmi di prevenzione e l'assistenza temporanea in locali dedicati, in modo da consentire di evitare il ricovero in ospedale per casi di non eccessiva gravità. Adesso, un breve filmato ci può aiutare a comprendere meglio le dinamiche del progetto e le sue caratteristiche.
Bene, dopo aver visto il contributo rispetto al Borgo di Figino, passiamo al secondo progetto che abbiamo individuato. Il secondo progetto è quello sviluppato a Riccia, è chiamato Borgo del Benessere. Il progetto nasce nel 2014 per dare risposta alla necessità di creare un sistema di accoglienza che fosse inclusivo, diffuso, specializzato nel turismo parasanitario, della salute e del benessere, indirizzato in qualche modo all'ospitalità turistica per la terza età. Il programma di valorizzazione riguarda la realizzazione di un albergo diffuso, dedicato al benessere e alla terza età, ubicato nel centro storico del comune di Riccia, in Molise. L'albergo diffuso è un modello alternativo di residenzialità e di vacanza destinato ad un target di utenza in continua crescita, sia nel nostro paese che all'estero, che aspira alla ricerca di esperienze autentiche che valorizzino le relazioni umane grazie al contatto con i residenti della comunità ospitanti. In questo caso, nel caso di Riccia, il progetto intende favorire la specializzazione dei servizi nel turismo parasanitario, della salute e del benessere, che accanto a specifiche attività di cura e assistenza possa abbinare servizi culturali ed intrattenimento in stretta simbiosi con le peculiari componenti naturalistiche, ambientali e culturali locali. In questo caso, il sistema ricettivo è stato organizzato ed attrezzato con spazi e servizi comuni e per il tempo libero, nel quale gli ospiti possono trovare accoglienza in alloggi ristrutturati del centro storico, con la possibilità quindi di accogliere anche familiari ed amici, per consentire la residenzialità permanente o temporanea a soggetti che necessitano di riabilitazione e o di assistenza, oltre che di cura, post-infartuati, post-traumatizzati, diabetici. Quindi tutta una serie di casistiche. Allo stesso tempo, agli ospiti e ai loro familiari e accompagnatori, il progetto vuole offrire momenti di relax e occasioni di svago per trascorrere piacevolmente il tempo libero a disposizione e per poter beneficiare quindi in modo gradevole delle eccellenze che il contesto locale è in grado di offrire, quindi percorsi naturalistici, produzioni tipiche, eventi culturali. Il Comune di Riccia, quindi, con questo progetto si candida a divenire una best practice nel panorama dei progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei centri storici e quindi mira a coinvolgere, oltre al bacino di riferimento della Regione Molise, anche i territori del Lazio, della Puglia, della Campania e dell'Abruzzo. L'obiettivo di lungo periodo di questo progetto, messo in campo dal Comune di Riccia, è quello quindi di favorire la fruizione di servizi turistici al maggior numero possibile di persone e contribuire alla rivitalizzazione dell'intero centro storico del Comune, con la localizzazione al suo interno di strutture residenziali ed accoglienza turistica, di attività artigianali e commerciali, valorizzando quindi i beni pubblici di particolare valenza storica presenti nell'area di intervento e quindi attivando una serie di servizi socio-assistenziali e di animazione, con la conseguente attivazione di nuove possibilità occupazionali. Passando dal secondo invece al terzo esempio, best practice che abbiamo raccolto, il terzo e ultimo progetto che vogliamo raccontare è il progetto Gioconda. I giovani contano nelle decisioni su ambiente e salute. Questo progetto si colloca all'interno del programma LIFE e attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni nei percorsi decisionali intende contribuire ad allargare le conoscenze e a trasformare la partecipazione in una consuetudine che accompagnerà il giovane cittadino nel corso della sua vita. In particolare, questo progetto, quindi il progetto Gioconda, ha sviluppato un modello per valutare lo stato di ambiente e salute in diverse aree italiane, coinvolgendo bambini e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, attraverso una metodologia innovativa che possa supportare le politiche su ambiente e salute e allo stesso tempo agisca in favore dell'integrazione delle questioni ambientali in tutti i settori della policy, includendo quindi istanze di tipo educativo e la produzione di mappe del rischio a livello locale. Gioconda ha contribuito quindi all'integrazione dei problemi ambientali locali nelle politiche sulla salute e sulla gestione degli ambienti urbani nelle quattro aree target del progetto, raccogliendo dati sulla qualità dell'aria e sul rumore. Il progetto quindi è stato attuato in quattro aree italiane: Napoli, Taranto, Ravenna e Val d'Arno Inferiore, aree molto diverse e diversificate per caratteristiche ambientali e per diverso sviluppo socio-economico. E ad ognuna delle aree sono state coinvolte due scuole, una secondaria di primo grado e una secondaria di secondo grado. Il progetto ha realizzato diverse attività,
per rendere effettivo il coinvolgimento dei giovani e dare loro la possibilità di essere così protagonisti di un'azione di democrazia partecipativa, riuscendo quindi a costruire un dialogo fra scuole e amministrazioni locali sul tema dell'ambiente e della salute, mediante l'utilizzo di uno strumento di governance che fosse capace di supportare le decisioni delle amministrazioni locali e di realizzare concretamente il concetto di cittadinanza scientifica. Alcune tra le tappe fondamentali del progetto, guidate dal lavoro di gestione e coordinamento, sono state lo studio dello stato socio-economico e sanitario delle quattro aree coinvolte e una policy analysis attraverso i dati raccolti ed una serie di interviste ad amministratori locali, rappresentanti di associazioni e scuole presenti sul territorio. Un monitoraggio dei maggiori inquinanti atmosferici e del rumore fuori e dentro le scuole. È stato inoltre avviato un percorso di ricercazione con un questionario sulla percezione del rischio da parte degli studenti e costruzione di una piattaforma dove confrontare la percezione del rischio di ragazze e ragazzi completa dei dati sull'inquinamento atmosferico, PM10, NO2, rilevati dalle centraline più vicine a tutte le scuole. Infine, un'attività di rete, quindi sono stati fatti seminari, conferenze e incontri che hanno portato alla proposta di una rete sul trasferimento e lo scambio di conoscenze fra il pubblico e di esperti e non esperti, fra ricercatori e decisori delle amministrazioni pubbliche. Attraverso le campagne di misurazione della qualità dell'aria e del rumore compiute durante l'anno scolastico 2014 e 2015 nelle 8 scuole coinvolte, sono stati monitorati per ogni area obiettivo i valori di particolato PM10 e PM2.5, biossido di azoto NO2, ed alcuni composti organici volatili, COV, in particolare il benzene. Adesso, per capire un po' meglio il progetto, andiamo ad ascoltare un intervento relativo a questo percorso, al percorso di Gioconda e i suoi risultati. Credo che si stia affermando sempre di più una consapevolezza che le buone politiche o una decisione efficace non nasce da un sapere tecnico o politico, burocratico, esterno, ma abbia sempre più bisogno con la compartecipazione attiva dei destinatari di quelle politiche. L'elemento della partecipazione come conoscenza collettiva, come processo di apprendimento sociale, come indagine pubblica sulle ragioni, su un problema e sulle possibili soluzioni è un elemento essenziale che non è ovviamente solo di un progetto come Gioconda, ma è un tema che è molto presente nel dibattito politico, teorico, persino filosofico nel nostro tempo. Veniamo all'ultimo argomento del nostro incontro, vale a dire cerchiamo di comprendere quali sono i risultati attesi, chiave della strategia regionale e quali dunque gli ambiti su cui la regione intende stimolare il confronto con il territorio, ovvero i temi sui quali, attraverso il processo di concertazione territoriale con gli stakeholder, si andranno a costruire i contenuti della strategia regionale di sviluppo sostenibile della Regione Marche e su cui tutti gli attori del territorio a diversi livelli, nonché i cittadini stessi, potranno concorrere. La scelta strategica D, ovvero l'equità tra le persone, significa dunque impegno da parte delle istituzioni pubbliche, ma anche da parte di tutti gli attori della società civile e dei cittadini stessi per la sostenibilità sociale, ovvero per il diritto di vivere in un contesto che valorizzi le potenzialità di ogni individuo e la possibilità per i cittadini di essere parte attiva nei processi decisionali, attraverso la possibilità di disporre di una formazione adeguata e continua. Significa dunque valorizzare i diritti delle comunità locali, senza alcuna discriminazione e con l'obiettivo ultimo di garantire vita dignitosa e prosperità a tutti i cittadini. A tal fine è necessario porre le basi per la creazione di un modello economico che promuova il pieno sviluppo del potenziale umano e un più efficiente e responsabile uso delle risorse naturali, dando adeguato valore al capitale naturale nei processi economici, nella promozione di città e società sostenibili, pacifiche e inclusive, e combattendo lo spopolamento e l'emarginazione delle aree rurali.
Se questo è il significato della scelta strategica identificata dalla Regione, i macro obiettivi a cui potrà tendere la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile in relazione a questa tematica paiono essere tre: il rafforzamento del tessuto socio-economico, con particolare attenzione alle aree rurali e montane, la collaborazione tra pubblica amministrazione e settori privato e no profit, e un'educazione alla cittadinanza globale ed eliminazione di barriere fisiche e sociali di ogni genere. L'individuazione di obiettivi regionali, quindi collegati alla scelta strategica per seguire l'equità, tenendo verso l'eliminazione della povertà, della sperequazione, dei benefici dello sviluppo e la realizzazione di condizioni di dignità per la vita di ogni persona, significa dunque orientare le scelte della regione in un'ottica di sviluppo del potenziale umano attraverso la costruzione di comunità inclusive, ma anche attraverso il contrasto alla povertà e all'eliminazione dei divari territoriali e alla promozione della salute e del benessere individuali. Questo richiede dunque di intervenire su diversi ambiti, che saranno oggetto del confronto con tutti gli interlocutori del territorio marchigiano. In particolare, per comprendere meglio, vediamo quali possono essere, a titolo non esaustivo sicuramente, alcuni temi su cui raccogliere i contributi degli stakeholder territoriali, per costruire poi le azioni della futura strategia. Il primo è quello legato al rafforzamento del tessuto economico, sociale, con particolare attenzione alle aree rurali e montane, e quindi andare a ragionare su concetti di agricoltura e sviluppo rurale e sulle infrastrutture. Agricoltura e sviluppo rurale è quindi realizzare politiche in grado di promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo nelle zone rurali, ma anche infrastrutture in grado di connettere anche le aree interne e rurali, ma al contempo utili a favorire l'occupazione. Il secondo tema, invece, come abbiamo detto, è quello della collaborazione tra pubblica amministrazione e settori privato e no profit. In questa logica, quindi, è utile ragionare in termini di insediamenti e servizi pubblici. Insediamenti intesi come la realizzazione di spazi pubblici, infrastrutture e servizi adatti alle esigenze di una popolazione sempre più diversificata. Servizi pubblici invece in una chiave volta a favorire l'accessibilità e l'utilizzo di servizi pubblici, ad esempio il trasporto, anche per persone con bisogni specifici. Da ultimo, un tema fondamentale è quello legato all'educazione alla cittadinanza globale e all'eliminazione di barriere fisiche e sociali di ogni genere. Un tema che in questo senso si può declinare su tre dimensioni, quali la società, il turismo e la cittadinanza. Società, intesa nel miglioramento all'accesso ai servizi per promuovere la salute e il benessere, contrastare ogni forma di discriminazione e povertà. Turismo è quindi sviluppo di prodotti e servizi turistici progettati per tutti e senza barriere, a garanzia di un turismo accessibile e inclusivo. Da ultimo, cittadinanza è quindi supportare progetti di educazione alla cittadinanza globale, interagendo con rispetto, dignità e responsabilità. Questi dunque sono gli ambiti principali su cui saranno chiamati ad esprimere la propria visione gli stakeholder durante la fase di confronto per definire attraverso quali azioni il territorio regionale può realizzare i propri obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento dei 17 goals dell'Agenda ONU 2030. Con questo io vi ringrazio e do appuntamento al prossimo webinar che affronterà l'ultima delle 5 scelte strategiche regionali, la scelta E, che riguarda lo sviluppo economico sostenibile, ovvero la capacità di promuovere la ricerca industriale e l'innovazione tecnologica verso lo sviluppo di nuove soluzioni produttive sostenibili. Grazie ancora per la vostra partecipazione e arrivederci.